Come vi ho annunciato nel video di ieri, l'OMS ha dichiarato lo stato di emergenza internazionale per il vaiolo delle scimmie. Questo l'ha fatto in una conferenza stampa che si è tenuta il 14 di agosto. Bene, ma guardate cosa è successo. Milano Finanza ci fa sapere che la Bavaria Nordic ha chiesto di usare il suo vaccino in Europa e le azioni sono volate in borsa. Poi in piccolino ci dice che la Bavaria Nordic ha richiesto all'EMA l'approvazione del suo vaccino contro il vaiolo delle scimmie per adolescenti dai 12 ai 17 anni. L'azienda prevede di produrre fino a 10 milioni di dosi entro il 2025, mentre l'epidemia continua a diffondersi globalmente. Le azioni della società sono aumentate dell'8% dopo l'annuncio. Bene, guardiamo assieme che cosa è successo. La conferenza stampa dell'OMS si è tenuta mercoledì 14 agosto. Qua Facebook ci dice alle ore 19:19. Era una diretta. Non so se lui considera l'orario di inizio o di fine della diretta. Però la diretta è durata 52-53 minuti. Quindi o è cominciata intorno alle 6:30 o è cominciata alle 19:19. Perché è importante l'orario? Perché le borse chiudono alle 17. Ecco l'andamento del titolo negli ultimi 5 giorni. Il 14 agosto alle 17, cioè orario di chiusura della borsa, il titolo valeva 223 corone danesi. In euro sono circa 30 euro. Quindi la borsa ha chiuso, ha aperto il giorno dopo, 15 agosto alle ore 9, guardate, a 260 corone danesi. È cresciuto di circa 5 euro in una notte. Questo cosa vuol dire? Che gli azionisti che avevano 100 azioni in una notte hanno guadagnato 500 euro. Chi ne aveva 1000, 5000 euro. E i grandi investitori ricconi, per esempio, che hanno 1 milione di azioni, hanno guadagnato 5 milioni in una notte. Sono andati a letto, senza far niente, si sono svegliati. Avevano 5 milioni di euro in più. E il titolo poi è salito. E come vedete negli screenshot, è salito anche mentre facevo il video. All'inizio era 2,74,60 e adesso ultimo valore 2,77,60. È cresciuto di 3 corone danesi nel tempo in cui ho fatto gli screenshot. Avete capito? O vi devo fare il disegnino? Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.